Che differenza c'è tra suono e rumore? Entrambi possono essere ad alta intensità, contenere le stesse frequenze, ma sono uno l'opposto dell'altro. In sintesi potremmo dire che il suono è un qualche cosa di piacevole e molte volte legato alla musica. Il rumore invece è un qualche cosa di fastidioso. La fisica acustica dice che ciò che caratterizza il suono rispetto al rumore è la sua onda periodica. L'onda sonora regolare è un suono intonato. L'onda sonora irregolare emette un suono non intonato e quindi più associato al rumore. Ma anche questa definizione può essere valida per molti casi, ma non per tutti. Ad esempio, un fabbro che batte regolarmente una lamiera, anche se generasse un'onda regolare, non sarebbe un suono, sarebbe comunque un rumore. Molte volte la distinzione tra suono e rumore è soggettiva. Quando più di 20 anni fa ascoltavo la musica techno a tutto volume in camera mia, arrivava mia mamma, bussava alla porta e mi diceva: «Bassa, cos'è sto rumore?» Un altro esempio, se chiedete a un motociclista romagnolo come fa la sua moto, vi parlerà di suono della moto e non di rumore. Nel 2018 fecimo un simulatore acustico per l'azienda Ducati presso l'autodromo di Misano per l'evento World Ducati Week. Le persone che provarono l'esperienza uscirono con la pelle d'oca. Anche se si sentivano solo rombi di moto Ducati, sia stradali che MotoGP, nessuno li ha chiamati rumori. Per concludere, cos'è il suono? Cos'è il rumore? Dov'è la linea sottile che separa uno dall'altro? Il sunto di quello che percepisci, dalle onde sonore che ti invadono, dalle emozioni che ti generano, ti dirà chiaramente se per te è un suono o un rumore.